Ragazzi, siamo finalmente arrivati a Sarajevo. Sì, lo so cosa starete pensando, solo a noi poteva capitare di vedere la neve ad ottobre. Ma fosse solo quello, rischiamo anche di incastrarci in una stradina nonostante le ridotte dimensioni del viaggino. Ok, ho già detto troppo, non vi resta che iscrivervi al canale per venire con noi in questo folle viaggio. Sono le 7:13 e ci sono 4 gradi. Stanotte abbiamo passato la notte a 4 gradi in questa città, Kiseljak. Nonostante 4 gradi stanotte è andata benissimo, il viaggio regge anche a 4 gradi. Andiamo per gradi. Esatto. Stiamo andando per gradi. Scendiamo. Qua siamo già in versione diurna del biagione, quindi siamo già seduti, non abbiamo ancora aperto le porte, i cancelli del biagio. No. Siamo ancora qui nel cortile dei signori. Prima ci facciamo un caffesito, scaldiamo ulteriormente e poi apriremo i cancelli. E andremo via. Alla faccia! Si congela! Scarpa tutta la vita. Purtroppo. Uno e due. Ecco qua dove abbiamo dormito. Questo è il vicinato che ci ha concesso di stare qui stanotte. Ah, abbiamo dormito proprio accanto al cibo dei maiali. Probabilmente, Angela, è cibo per maiali. È vero? Eh sì. Ecco qua. Abbiamo chiesto prima alle due ragazze che vivono sotto questa casa. Poi è arrivato qualcuno da lì, un signore con un'altra vicina. Vabbè. Comunque, tutto a posto. Andiamo che fa freddo. Pronti, Sarajevo. Con la lancetta che ondeggia sui 40 all'ora andiamo verso Sarajevo. Questo è il tempo di oggi, quindi confermata la perturbazione che ci sta attanagliando. Sembri il colonnello Giuliacci. Giuliaccio. Giuliaccio. Sono giornate così. Siamo stati fortunati perché questa perturbazione ha portato praticamente il clima di dicembre, anche se siamo ancora a ottobre. E dovrebbe passare, sì, dovrebbe passare. Passare in un paio di giorni e anche noi faciliteremo la cosa andando verso sud abbastanza in fretta. Abbiamo parcheggiato il viaggino, praticamente siamo a 6-7 km da Sarajevo. E abbiamo deciso di prendere il tram perché c'è il tram che porta direttamente in centro, così non abbiamo stress di parcheggio, preoccupazioni, cose. Lasciamo andiamo qui. Col tram, anche questa cittadina è anche carina, quindi gli diamo un'occhiata. Ci sono anche le terme, tra l'altro, quindi le terme di Sarajevo sono in questa zona della città. Tram? Sarajevo? Yeah. Yes. Forme, yeah. Ok. Okay. 200 meter, yeah. Ah, yeah. Ok, thank you. Yeah. Qua siamo sull'autobus che ci porta al tram. Pensavamo ci fosse subito il tram, in realtà no. Il biglietto è sempre lo stesso, almeno da quello che abbiamo capito, è 80 centesimi. 80 centesimi per arrivare fino al centro. Eccolo là il tram. C'è l'autobus sostitutivo, stanno facendo lavori su tutta la linea, però devo dire tac, che sembra di essere un po' a Milano. Non è vero. L'esterno. Non il centro, ma la periferia ricorda. Hai visto il tram con l'immagine dei panini sopra? Ah! Che cara! Non si vede benissimo, ma tutte le pareti sono piene di buchi. Questi palazzi hanno visto la guerra. Dopo una mezz'oretta di tram, esperienza molto local, siamo arrivati in centro, l'aria è bella frizzante, molto frizzante. Molto frizzante. Ah, si respira un'aria di neve quasi. Sì, esatto. Io mi sono messa due felpe e una giacca. Io no. Paolo no. Imperterrito con la sua felpina. Vabbè. Insomma, andiamo a vedere com'è Sarajevo. Iniziamo la nostra esplorazione dalla zona più a ovest del centro storico. Devo essere sincero, non mi aspettavo che il centro della capitale bosniaca fosse così. Una chiesa ortodossa, un teatro, dei palazzi dello stile barocco. Camminando per queste belle vie con quel pavimento che bagnato sembra una pista da pattinaggio,
arriviamo a una linea nera con dei punti cardinali. Un passo più in là e cambia ogni cosa. Est. Ovest. Guarda qua, tanti piccioni! Buoni tutte! Aiuto! Siamo in mezzo ai piccioni! Siamo circondati! No, ragazzi, Sarajevo è spettacolare! Spettacolare, veramente bellissima! Una bellissima. Città super affascinante e la cosa più particolare è che c'è un mix di tutte le culture che hanno dominato questa città, perché c'è la parte dell'impero ottomano, quindi quella turca, che ha anche dato il nome alla città, perché Sara è un verbo turco che significa palazzo. E poi invece c'è stata la dominazione austro-ungarica, quindi ci sono le chiese, la parte che abbiamo visto prima. Sembra che ci sia una sorta di confine tra quella parte e questa. Qua, qua è completamente diverso, è bellissimo. Cambiare paese, sì. Nella stessa città. Oltre ai piccioni, uno dei simboli di Sarajevo è questa fontana. In pieno centro si dice che bevendo l'acqua di questa fontana sicuramente prima o poi nella vita si tornerà a Sarajevo, quindi anche la bevi, dobbiamo bere. Tocca a te Angela, vai. Ah. Voglio vedere come lo dici. Vai Angela, prova, prova. Allora, questa zona si chiama Basharshia. No, aspetta, era Basharsha, che in turco significa antico mercato. I pentolini del caffè scintillano nonostante la pioggia. Invece i tappeti arrotolati ricordano un po' quelli delle fiabe di Mille e una Notte. Qua faccio un annuso e mi viene una carie. Esatto, perché i dolci sono talmente zuccherati che sembra quasi sentire il sapore dello zucchero anche dietro il vetro. All'orizzonte invece si vede il minaretto della moschea, che sembra quasi solleticare le nuvole. Ci sembra di aver preso un aereo e di aver fatto un lungo viaggio. Sarà per quello che ci è venuta fame? Abbiamo adocchiato questo posto super frequentato, piccolino, senza grosse insegne fuori. Molto interessante. Adesso aspettiamo di poter fermarci qui a mangiare questo posticino. Due belle zuppe, un pane, anche Angelita con la zuppita. Perfetto, ci scongeliamo. Tempo, esatto. Buon appetito. Buon appetito. Buonissima. C'è manzo, carote, patate, anche riso da qualche parte, ma anche il pane buono, buonissimo. Ok, la situazione ci è un po' sfuggita di mano. Abbiamo preso anche il burek, uno agli spinaci, uno al formaggio con sopra la crema. Questo è il posto dove siamo. Buon appetito numero 2. Buon appetito ancora. Che bello carino. Missione compiuta. Meno male che avevamo detto niente burek per un mese. Esatto, due giorni se dura. Questa è la fontana di caffè. Continua a scendere. Ragazzi, noi parliamo tanto del freddo, ma questo non è vero freddo, perché a Sarajevo sono abituati a molto peggio. Tipo durante l'inverno, gennaio e febbraio, arrivano addirittura a meno 25 gradi, mentre d'estate a più 40, quindi c'è un'escursione folle tra l'estate e l'inverno, quindi vabbè, di che ci lamentiamo. Ragazzi, Sarajevo è l'esempio di una città dove la storia ha lasciato il segno. Parliamo di una storia molto recente, perché in tantissimi ci ricorderemo della guerra che c'è stata, la guerra civile in Bosnia, tra il 92 e il 96. Eravamo piccolini, Angela. Sì, è una cosa recentissima, c'è la storia dell'altro giorno.
E praticamente la Sarajevo è la città europea che ha subito l'assedio più lungo, perché è stata assediata per più di 1400 giorni dall'esercito serbo, che si era posizionato sopra le colline che stanno attorno alla città e sparava proprio sulla città e sui civili. Sono morte più di 11.000 persone durante questi anni. Ci sono i segni evidentissimi di questa guerra ovunque praticamente, ed è una cosa che lascia veramente senza parole. Sì. È una città che ha tutto, il bianco e il nero, tutti i colori possibili sono qua, e anche brutte pagine della storia. Anche qui in pieno centro ci sono tutti i segni, tutti i buchi sulle facciate degli edifici più vecchi, è impressionante. Anche là. Siamo sistemati e sta scendendo una specie di acqua mista ghiaccio. Nevischio. Fino a un secondo fa le goccette erano più grosse. Infatti credo che per andare dietro ci conviene passare da dentro. Da qua. Sì, non usciamo proprio. Lasciamo così manteniamo un po' di calore che si è formato. Calore. Ah, guarda, c'è anche il bagno, anche là siamo a posto. Perfetto. C'è il bagno là in fondo. No, vabbè. Oddio. No! Neve a Sarajevo. Neve sul Biagio, neve su di noi. Bella grossa anche. Wow, wow. Merry Christmas. La prima neve dell'anno. Dobbiamo esprimere un desiderio, vai. Qual è il desiderio, Angela? Non si dice, sennò non si avvera. Di non congelare. Comunque ecco, ci siamo messi davanti a questo hotel Pino. Pino, vabbè, era chiaro. Esatto. Il motivo natalizio è freddo. Quindi vabbè, niente, stanotte va così. Poi domani vediamo. Domani cerchiamo di andare al caldo. Vai, Biagino. Mitico. Situazione aggiornata un'oretta dopo. Allora, qui continua a nevicare, non si ferma. Il Biagino si sta sbiancando abbastanza. Allora, dentro si potrebbe anche stare, perché adesso siamo stati un'oretta dentro, copertina, belli chiusi, resiste, ci stavamo anche scaldando. Il punto è che non vogliamo domani mattina trovarci bloccati per strada, bloccati qua con la neve, scendere, comunque c'è una bella salita, quindi sarebbe una bella discesa domani. E visto che qua veramente quanti si avvolgono in copertina, è bella potente la cosa. E, sì, e visto che si può anche parcheggiare giù in città, dove in realtà non sta piovendo, non sta nevicando, sta solo piovendo, allora a questo punto ci conviene tornare giù. E niente, abbiamo affrontato anche la prima neve con Biagino. L'abbiamo affrontata, ma è un arrivederci, perché, sì. Perché per ora è talmente... No, è troppo presto, dai, ottobre, non ecco. Si può nevicare a ottobre. E poi è talmente semplice andare via dalla neve che non sì, conviene proprio stare qua. Qui. Sarebbe stupido, esatto. Però è molto bello, dai. Romantico, che bello. Però sto congelando, dai. Sì, andiamo. O torniamo dentro, andiamo. Bianconato! L'anno scorso, in questo periodo, c'è stata la bufera di neve mentre stavo andando a Chicago. È vero! È successa la stessa identica cosa l'anno scorso, ti ricordi? E noi, come al solito, scapperemo dal freddo. Esatto, un'altra volta. Meno male, ragazzi, che abbiamo le gomme 4 stagioni.
quindi eventualmente saremmo anche a posto. Però vabbè, stavolta se ce la possiamo evitare è meglio evitarsela, no? Esatto. Anche perché comunque non ha senso stare qua su in montagna e, cioè, perché cosa? Non ha, non esatto, anche sarebbe stato bello perché c'era un bel paesaggio, la vista tutto. Ma non te lo puoi neanche godere, esatto, perché fa un freddo allucinante. E quindi niente, abbiamo avuto il nostro assaggio di, assaggio di Natale. Di Natale invernale, dicembre inoltrato. Sulla strada per la discesa abbiamo trovato questa casa che è ancora in costruzione. Alla faccia, che tetto! Però guardate il tetto com'è spiovente. Questo doveva farci capire forse che è zona in cui nevica anche, parecchio. Anche l'hotel davanti al quale ci siamo fermati prima ha tutti i tetti così, cioè belli spioventi. Ragazzi, in pochi minuti ci siamo spostati in questo parcheggio. Adesso è già buio pesto praticamente. E niente, già abbiamo fatto la neve. Pochissimi chilometri, cioè un paio di pochi chilometri di neve, non c'è traccia. Quindi esatto, stiamo già preparando questo che è risotto ai funghi nella busta che è rimasto un'altra porzione che è rimasta da quando siamo partiti, gentilmente offerta dalla mamma di Angela. Esatto. Dai, mi raccomando, prendete sul risotto, che poi vedete che torna utile. Ecco, 10 minuti, adesso è pronto, utile. Torna utile, ci scaldiamo così. Ok, qua non ha nevicato, sono un po' di ghiaccetto. Forza, chiudiamo tutto, si fa colazione. Buongiorno, c'è la nebbia. Nebbia. Siamo nelle nuvole. Che freddo, possiamo richiudere, tornare sotto la coperta. Caffè sul fuoco. Questa è la temperatura oggi, 2 gradi. Sono le 8:20. Angela aspetta la colazione. È rimasta sotto la coperta. Sì. Abbiamo preparato il tutto e aspettiamo il caffesitto. Tra l'altro la bombola mi sa che è quasi andata. Mentre Angela risponde ai commenti sul video e aspetta che si asciughi la cremina. La cremina che mette ancora l'artiglio. Come va adesso la caviglia? No, meglio, meglio. Ecco. Ormai si è sgonfiata, quasi a posto. Io ho sistemato quasi tutto. Cambiato la cartuccia del gas. Questo lo mettiamo dietro, abbiamo preso finalmente il kit pronto soccorso, così in caso non abbiamo problemi. E niente, quasi tutto pronto. Sta facendo freddo. Impazzita. La canzone del freddo. Fa freddo, sì, Angela, fa freddo, fa freddo. Ora si scalda il Biagion e si va. Una bella discesa ripida e siamo in centro in 2,6 km. Strettina. No, queste sono le stradine del Biagio, Sì, sono le sue proprio, ma come stretto. Il Biagio è stato costruito per fare certe strade. Infatti lui passa come se fosse un'autostrada, vero? Insomma. Oddio, ma lì stretti. No, lì non passi, devi girare, sì. Devo girare. Vai in discesa di qua. Aspetta che metto la prima. Moschea, discesa. Ah, che bella moschea. Via, si va giù in picchiata. Pronta, Angela? Aiuto! After gas station, right. After gas, when you come down, go left. Okay. Then go right. After gas station, left. You go down. Okay. Here, back. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Niente, ragazzi, il navigatore ci ha portato in un vicolo cieco. No, fermati qua, girati lì indietro, scusa. Open. Fermo, fermo davanti. It's good because it's small. Sto facendo una manovra che... Ce l'abbiamo fatta. Oh, fermo, fermo, fermo. Che manovra. C'è un palo, ragazzi. C'è un palo. Fermo, fermo. Quasi, quasi, no, 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 non ce la fai!
diventando... Guarda, dietro ancora... Come ride il signore? Sì, mi sa che hai beccato il cancello dietro, no? Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, lei. Thank you. Strade sempre più strette. E più ripide. E più ripide. Chissà dove arriveremo? Arriveremo giù per forza. Mancano 2 chilometri, ma in picchiata. Sì, esatto. Pendenza del... Oh, siamo lì. 50. Siamo lì nel Guatemala, sì, qua. Veramente. Questo è il livello Guatemala. Ragazzi, a Sarajevo c'è il centro piaggio. Ma incredibile. Paolo ovviamente sta andando a vedere, non fa niente che è domenica e quindi sarà chiuso. Però se ci scappa un parcheggino in centro non è male. No parking, c'è scritto. Ah, vedi. A posto. Ma che piccolino è il centro piaggio qua. Però non si passa né di qua né di là. Né di qua e né di là. Quindi c'è tornato tra lì. Beh. No. Ok. Ci sono comunque tantissime altre cose che non abbiamo detto di Sarajevo, anche luoghi che non abbiamo visitato. La città è una città che è ricchissima di storia e pensate che qui è scoppiata la prima... Un'altra guerra. Sì, la prima guerra mondiale è avuto inizio proprio perché qui è stato ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando, proprio qui a Sarajevo nel centro. Nel 1914. Esatto, e da lì è scoppiato il primo conflitto mondiale. Parcheggiato il biagino, noi andiamo a fare ancora un giretto in centro oggi e poi ripartiamo. Sì, perché Sarajevo ci è piaciuto un sacco, quindi abbiamo deciso di fare un'altra giornata qui, anzi mezza giornata faremo. Stavamo guardando ieri sera, alla fine siamo veramente a meno di 1000 chilometri da Verdello. Cioè siamo vicinissimi all'Italia, però è tutto completamente diverso. Meno di 1000 chilometri, è incredibile quanto possa cambiare... Veramente, in pochi chilometri. Siamo tornati dove eravamo ieri, quindi nel centro proprio della città. Paolo intanto sta facendo una videochiamata con la sua famiglia, quindi live da Sarajevo. Ah, questa città proprio si respira un'aria bellissima, un'atmosfera pazzesca. Eccoci qua di nuovo. Ancora grigia, ma anche col grigio rende tantissimo. Non giudicateci, dai. Colazione. Ormai è la mattina. Manca solo una specialità da assaggiare, ragazzi. Manca solo una. Hello. Non poteva mancare un assaggio della baklava. Questa è baklava, quindi dolce turco. Anche questo è baklava. E poi abbiamo preso un pezzo di torta perché vabbè, non bastava in effetti. Sono super dolci, però adesso da un po' che sinceramente non assaggio. Vediamo. Arcaia. Beh, sono tutte sfogliate e imbevute. Vediamo un po'. Questa è extra calorica. Buona. È zucchero puro, eh? Dolcissima. Mm-hmm. Mieloso. A malincuore, andiamo via da Sarajevo. Sì, è una di quelle città dove torneremo di sicuro perché ci ha veramente colpito tantissimo. Sono quelle città che ti rimangono, sì, dentro. Sì, anche con la pioggia, il freddo, il gelo, comunque, anche se il cielo era grigio, è rimasta una città che ci ha affascinato tantissimo. Devo dire la verità, quello che ci è rimasto dentro in maggioranza è cibo. Non è vero! Abbiamo mangiato anche! non solo, una città bellissima. E la cosa più bella è questa dualità, no? Tra culture che sono lontane geograficamente ma che si incontrano in questa città.